Fermi tutti ragazzi, è appena stato assegnato un calcio di rigore alla Juventus per fallo di mano di Muriel. Sta per trasformarlo, perlomeno ci proverà Cristiano Ronaldo. Lo seguiamo in live e poi andiamo ad analizzare tutta la partita. Cristiano Ronaldo pareggia questa partita pazzesca tra Juventus e Atalanta. Ciao e bella a tutti da me. Ragazzi, è stata, a mio modo di vedere, veramente una bella partita, ma bisogna fare i complimenti a questa Atalanta, perché porca miseria, l'ho già detto tantissime altre volte, ma lo ribadisco, giocano un calcio veramente strepitoso. Tra l'altro, poi un po' nel secondo tempo ovviamente sono calati, tra l'altro ragazzi miei, contro la prima della classe, stavano vincendo 1-2, oggi la Juventus che... due falli di mano che ci stavano, ha trasformato due calci di rigore, ma poi comunque occasioni da una parte e dall'altra. Nel secondo tempo mi viene in mente il diagonale dei Malinowski, ma soprattutto quella giocata di Cristiano Ronaldo che stoppa e tira col piede opposto e Gollini che si oppone. Insomma, sicuramente una partita viva. Meglio l'Atalanta nel primo tempo, ma ricordiamoci che non è ancora finita perché hanno dato 3 minuti di recupero e ne mancano ancora 2 e mezzo. Quindi una partita comunque alla fine viva. Meglio l'Atalanta nel primo tempo, che ha meritato di passare in vantaggio con Duvan Zapata. Nel secondo tempo Juventus che comunque un minimo è riuscita a prendere le misure all'Atalanta. E poi insomma comunque attualmente siamo sul punteggio di 2-2. Va dato onore all'Atalanta, e lo ripeto, per il campionato che stanno facendo. Comunque sta fermando la Juventus, stava quasi per vincere tra l'altro. E quindi le posizioni di classifica, diciamo seconda, terza e quarta, sono praticamente lì. Se sentite un cane abbaiare non ci fate caso, il mio cane qui non è il mio, è del mio cugino qui sotto, non sta bene. Non sta bene nel senso che sta bene ma non sta bene, ogni tanto abbaia a caso. Detto questo, è un pareggio importantissimo per la Juventus, è un pareggio che gli permette comunque di guadagnare un punto sulla Lazio che oggi ha perso. Un punto, cioè non guadagna punti, l'Atalanta non gli guadagna punti con questo pareggio, e quindi credo che alla Juventus un pareggio vada benissimo. Eventualmente, ovviamente, l'Inter vincendo contro il Torino avrebbe la possibilità di portarsi a 68 e di agganciare quindi la Lazio al secondo posto in classifica, ma credo che alla Juventus questo compromesso vada più che bene. Vogliamo parlare di Malinowski? Vogliamo parlare di Duvan Zapata? Vogliamo parlare del gruppo che è riuscito a creare Gasperini? Di una squadra che anche quando gli manca qualche calciatore importante, o che comunque quelli che entrano lo hanno dimostrato anche oggi, corrono come treni, sono pronti fisicamente, sanno farsi trovare pronti al momento giusto e comunque rendono veramente... veramente tantissimo. Io più che altro vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, perché in tanti dicevano oggi dovesse vincere l'Atalanta si riaprirebbe il discorso scudetto. È vero che fosse andata a 69 punti e avesse lasciato la Juventus a 75, meno 6 non è poi così tanto, c'erano ancora tante partite con tanti scontri molto particolari, tipo la Juve che deve affrontare ancora la Lazio, anche la Roma, l'Atalanta se non mi sbaglio deve ancora affrontare l'Inter, insomma... vediamo quel che accadrà, però questo secondo me è un passo avanti per la Juventus in ottica scudetto, un pareggio che secondo me speravano almeno di agguantare. Non so se la Juventus oggi pensava di portarsi a casa questa partita, ma credo di no, credo che sapevano che avevano davanti una squadra che sicuramente è quella più in forma del campionato, che vince da 9 partite consecutive, oggi avrebbe portato a casa la 10ª vittoria consecutiva e ripeto, ci stava quasi riuscendo. Finisce in questo momento, io vi ricordo che adesso siamo in live, se andate sul link in descrizione, Calcio Totale, Piattaforma Viola, parliamo a 360 gradi di tutte e tre le partite di questa nuova giornata di Serie A, ossia la 32esima. Detto questo, voglio sapere da voi il vostro parere nei commenti, voglio sapere secondo voi se c'era una squadra che meritava di vincere, se il pareggio è giusto. Io vi dico che alla fine la Juventus ha fatto 2 gol e l'Atalanta ha fatto 2 gol. Guardando in totale, soprattutto il primo tempo, secondo me meritava di più l'Atalanta, però la Juventus è stata brava anche a sfruttare gli errori difensivi, perché i falli di mano chiamiamo gli errori difensivi, e quindi hanno trasformato 2 calci di rigore. Ma mi viene in mente, ve lo ripeto, quel tiro di Cristiano Ronaldo veramente pazzesco, barra esagerato, ma d'altra parte anche le occasioni che ci ha avuto l'Atalanta. Bel calcio, lo spettacolo del calcio va avanti perché la Serie A comunque continua, mancano ancora altre giornate, vediamo come finirà. Ciao!